ritardo, ma a questo punto può fare che voglio del tempo tutto. Ad ogni buon conto, il padrone di casa deve essere sempre in prima ad arrivare, e sono arrivato in ritardo. Non per tutta una serie di cose, perché nonostante si sia a metà luglio, per noi è ancora giornata lavorativa, in effetti provenivo da un'altra scuola. Io adesso la presentazione di un libro è sempre un momento importante, e al di là del giudizio che poi ognuno di noi, che è il lettore, può dare del libro in sé, e quindi perché è un momento importante? Perché è un momento in cui un dialogo, un modo di pensare, un modo di intendere, ti premetto, e questa è un'altra grave colpa, non ho letto il libro, e chi si assume l'onere o la responsabilità delle sue parole quantomeno dovrebbe averlo letto, quindi mi muoverò sulle generali, perché quello che si può fare per qualsiasi libro. Il libro è un momento importante in cui si stabilisce quella raccomunione fra il lettore e l'autore. Fermo restando che io sono convinto un po' come un lettore, perché quando il lettore legge, già il filo del corpo comunicato con l'autore si è deciso. In quel momento il discorso è tra il lettore e il libro. Ma in questo caso, voglio dire, mi fa piacere la presentazione di un libro, perché Carla Benessetta non è nuova a questi eventi. Libri se ne sono presentati, prevedo anche un certo numero di persone, non grandissimo, ma per una realtà, per una cittadina con appena 60.000 abitanti, questo è un buon numero di presenze, ed è questo io mi compiaccio. Quindi, se queste due persone qua presenti, a metà luglio, e in moda non certo fresca, sono qui a scuola, di questo voglio che mi piaccia e vi ringrazio. Passerò a dire, ha accettato questa presentazione del libro. Buonasera a tutti voi, innanzitutto vi ringrazio perché effettivamente è un orario un po' scomodo per tanta distretta per una presentazione di un libro o di un evento in generale. Io sono Salvatore Vitaliti, per chi non mi conosce, sono il referente regionale della Sicilia del Partito Italia Nuova e rappresento un nuovo partito con un nuovo punto di vista. Stasera non parleremo specificatamente del PIN, che è l'acronimo del Partito Italia Nuova. Stasera vogliamo farvi vedere un nuovo punto di vista. Sono onorato anche di avere la presenza di tre colleghi, non solo di partito, ma anche amici. Il primo è Andrea Montalbano, è un ragazzo che vive a Milano, è musicista, ma è di origine palermitana. Grazie Andrea per essere venuto. Ringrazio anche il coordinatore nazionale del Partito Italia Nuova, delle pareggi regionali, Marco Perini, un ragazzo di Milano con lui, anche lui è venuto. E non per ultimo il presidente del Partito Italia Nuova, Armando Siri. Chi è Armando Siri? Armando Siri è uno scrittore e giornalista di 41 anni, è di Genova, e ha scritto dei libri, tra cui Italia Nuova, Il Sarto, La Beffa e non per ultimo La Luce Morta. Devo confessarvi che questo libro nuovo io ancora non l'ho visto, non l'ho letto, non per mancanza di volontà, ma per motivi tecnici non mi è arrivato. Quindi, se conosco il punto di vista del Partito Italia Nuova, adesso chiamo PIN, che è meglio, e so come è il sentimento di Armando Siri, per il suo partito, posso azzardare a una formula matematica. La politica sta alla filosofia come la materia sta allo spirito. Potreste anche dirmi, e dove sta l'incognita in prima proporzione? Dico che qua non c'è un'incognita matematica. Qua esiste, secondo il mio punto di vista, una certezza del valore del proprio essere. Su questo si può ricavare forse la formula, suppongo io, della vita. Quindi io stasera vi invito ad ascoltare le parole di Armando Siri non utilizzando il canale della mente,
bensì cominciate a sintonizzarvi con il cuore. Se vi sintonizzate con il cuore, comincerete a capire, ma non a capire, perché non siamo qui a insegnarvi niente, sia ben chiaro il concetto. Noi vogliamo farvi accorgere cose che già voi sapete, ma l'unica cosa è che non vi ricordate. Uso il termine ricordare, non rammentare, in maniera specifica, perché se parliamo di rammentare, ci riferiamo alla mente, e la mente rammenta solo quello che vuole. Sono le paure, le incertezze, le sofferenze. Se invece cerchiamo di pensare al nostro cuore, dove sono scritte le emozioni, i sentimenti, le cose positive, e allora sarà facilissimo dire: stavo congelandola. Veramente, non mi ricordavo. Ecco, il mio desiderio più grande stasera è quello che voi, quando uscite di qui, possiate dire: sono venuto qui, ho dedicato il mio preziosissimo tempo. Io capisco che per voi è prezioso questo tempo, anzi vi ringrazio per questo, e mi sono ricordato chi sono. Perché ricordarsi chi sei realmente ti fa capire che la vita è un'altra. Quindi passo ai ringraziamenti, ce l'abbiamo fatto con il presidente Cusumano, che ha portato questa sala a disposizione. Ringrazio anche i collaboratori scolastici, Giuseppe, che ha rinunciato, Giuseppe Condino, che ha rinunciato alle ferie per essere qua, per darci la disponibilità, quindi lo ringrazio apertamente davanti a tutti quanti. Ringrazio a voi, ringrazio anche quelli che non ci sono, perché magari poi voi li incontrate e possiate dire: guarda, ho conosciuto un punto di vista che non ricordavo. E magari lo potete trasmettere a queste persone che non ci sono stasera, che per loro ovvi motivi non sono venuti. Per carità, non dico niente a nessuno. E all'ultimo ringrazio mia famiglia, che mi ha aiutato alla divulgazione di questa presentazione, una cosa per me nuova, un'avventura nuova, non sono avvezzo a fare queste cose. E se ci permettete, all'ultimo ringrazio anche me stesso. Solo questo. E adesso proseguiamo con un bel applauso. Bene, che bella introduzione che ha fatto il mio amico San Dottore. Naturalmente i ringraziamenti sono stati fatti, io li sottolineo, ringrazio il preside, ringrazio appunto l'amico che ha rinunciato alle ferie, questo è un gesto di grande attenzione e sensibilità sicuramente a quello che è un evento il quale rappresenta una cosa un po' speciale, perché si tratta della presentazione di un libro. La presentazione di un libro non è una cosa a cui solitamente, soprattutto in questo periodo, le persone sono interessate a partecipare. Soprattutto poi se la presentazione di un libro ha un sottofondo in cui c'è la parola politica, partito, politica. Questi ostacoli poi vengono superati un po' da quello che gli inglesi chiamerebbero politically correct, cioè uno dice: vabbè, ma in fondo, alla fine, anche se un po' questa cosa mi sta qui, che c'è la politica di mezzo, se me lo dice un amico, alla fine vado a vedere un po' di che si tratta, ma lo faccio un po' così. Questo è il risultato di almeno una trentina d'anni di condizionamenti che hanno portato l'individuo a una scissione lenta e progressiva tra il pensiero,
e il mondo. La politica è l'esercizio, secondo coloro i quali l'avevano inventata, l'esercizio che poteva mettere l'uomo nella condizione di creare e mettere a disposizione della comunità tutte le sue arti e i suoi talenti, cioè era la sintesi di tutte le arti, di tutti i talenti, espressione e capacità dell'individuo che l'individuo metteva a disposizione di se stesso e della comunità, la cosiddetta polis. Man mano nel tempo questa vocazione e questo significato più grande della parola politica ha lasciato il passo invece a un significato differente, che è diventato mero esercizio del potere in funzione di un dominio e di una accettazione dello status quo. Per cui io oggi, quando sento parlare di politica o di partito, un moto inconscio profondo mi dà un senso di fastidio. Se la politica invece dovesse tornare a rappresentare un esercizio, che è l'esercizio che mette in moto un potere, che è il potere del pensiero creativo, allora questo potrebbe cambiare radicalmente la realtà. Ecco perché il sistema, cioè un'egregora che cos'è? È una forma pensiero superiore che tutte le persone inconsciamente creano al di sopra, e questa egregora al di sopra condiziona tutti quelli che sono sotto, ma sono collegati uno all'altro come il burattinaio è collegato con il burattino attraverso un filo. Questa egregora non vuole assolutamente che i burattini, le persone, gli individui, che cosa facciano? Pensino. Autonomamente. Non devono pensare. Non solo non devono pensare, ma non devono neanche parlare tra di loro di quello che pensano eventualmente. E non devono neanche incontrarsi tra di loro. È molto importante che gli individui, per essere dominati, siano soli. Le persone devono essere sole e sentirsi sole e immaginare che gli altri, siano un elemento esterno da cui stare molto lontani, perché sono molto pericolosi, perché la colpa di tutto quello che avviene nella mia realtà è degli altri, cioè nessuno sa, o meglio, come ci ricordava Salvatore, moltissimi hanno dimenticato che la realtà che ci circonda è nient'altro che la proiezione dei miei pensieri. Questo è un concetto che sapevano molto bene tutti quegli intellettuali, filosofi e esponenti di una società antica che è una società precristiana. Noi che viviamo all'interno invece di una cultura che ha un imprinting, cioè una forma che gli è stata data all'origine di tipo giudaico-cristiana, abbiamo tutto un altro pensiero di noi stessi, cioè pensiamo che il centro del mondo non siamo noi singolarmente, ma noi siamo solo le pedine di un dominus più grande che fa e dispone le nostre sorti. Questo è molto comodo per chi deve ovviamente nutrirsi di che cosa? Nutrirsi di un'energia che le persone producono con il lamento. Più le persone producono lamento, più producono dolore e sofferenza di quel lamento, più l'egregora si ingrossa e assume il potere che viene rilasciato dall'energia vitale delle persone.
io mi accorgo di questo meccanismo, che cosa potrei fare? Potrei tagliare questo tubo che alimenta il meccanismo. Se qualcuno di voi ha visto un film che si chiama Matrix, è molto chiaro anche in quel film come funziona, no? C'è questo signore, questo protagonista, che ha un tubo collegato a una macchina, che è la sovrastruttura che governa il mondo. Se io mi accorgo, vuol dire accorgersi, vuol dire correggersi. Se io mi accorgo di quella cosa, vuol dire che io stacco il tubo. E se stacco il tubo, il sistema ha una perdita. Se siamo in molti a staccare il tubo, il sistema implode. Ma il sistema ovviamente sa e conosce tutto della natura umana, perché quell'imprinting, cioè quella forgiatura originale, è stata data in modo tale che tutte le persone sappiano di non avere una via d'uscita e che pronuncino le fatidiche parole: ormai tanto non ce la posso fare, tanto io da solo non potrò mai farcela, eccetera eccetera, perché hanno dimenticato che invece ciascuno è il centro del proprio mondo. Quando è avvenuto tutto questo? È avvenuto in un tempo molto lontano, prima di che noi fossimo nati, e ancora prima, perché noi oggi qui pensiamo di essere, invece crediamo di essere, che è diverso. Cioè tutto ciò che noi siamo attraverso la nostra parte conscia è solo un pezzettino di quello che siamo, perché il nostro io, che non è il nostro ego, il nostro io è molto più grande di quello che noi crediamo di essere, solo che noi ci accontentiamo di vederne un pezzettino solo. Questo io è condizionato da che cosa? Dal mondo. Ma prima di questo io, e insieme a questo io, c'è una parte che si chiama inconscio, che noi non vediamo e che funziona un po' tipo un iceberg, così. Questo è quello che sappiamo di essere, e tutto questo che è sotto l'acqua, che è molto più grande come in un iceberg, è quello che in realtà siamo. E allora l'esercizio quale dovrebbe essere? Quello di tirare giù l'acqua che nasconde questa parte e sapere di essere tutto questo. È fatto questa parte di una parte che chiamiamo inconscio, inconscio, che vuol dire esperienze vissute in questa vita ma rimosse. Vi ricordate quando eravate piccoli? No, poco. L'altra parte si chiama storia animica, cioè la storia dell'anima, perché noi siamo qua in questo mondo, ma la nostra anima vive in eterno. La nostra storia animica, quindi, è la nostra storia genetica, perché l'umanità porta con sé l'imprinting genetico di tutte le speciazioni che sono avvenute. Tutto questo forma che cosa? Forma quella che crediamo che sia la nostra realtà fuori. Ma la nostra realtà fuori, quella che noi chiamiamo il mondo, in realtà è molto diversa da quella che noi immaginiamo. Intanto, che cos'è il mondo? Il mondo è il cosmos, così come dicevano gli antichi greci, no? E il cosmos, che cos'è il mondo? Cosmos, mondo, oppure Malkut, dall'ebraico Malkut, che vuol dire tutto quello che io so di me attraverso la mia esperienza. Quando qualcuno dice io tanto il mondo non lo posso cambiare, dice una cosa che non è vera. Perché lui, dicendo tanto io il mondo non lo posso cambiare, sta dicendo io vorrei cambiare gli altri, ma non vorrei cambiare me. Quindi è come se io facessi un esercizio in cui dico voglio modificare la mia ombra e cerco di modificare l'ombra, oppure come se mi guardassi allo specchio, mi vedessi spettinato e cercassi di pettinare lo specchio. Chiaramente non ottengo nessun risultato, giusto? Quando è che comincio a ottenere un risultato? Quando?
Cambia me stesso. Quando, quando io faccio così, allora l'immagine cambia. Questo è un segreto, attenzione, questo è un segreto che già gli antichi conoscevano e che è stato dimenticato. Questi antichi lo conoscevano perché cos'è che dicevano? Conosci te stesso, conoscerai Dio e l'universo, così è scritto sul Tempio di Delfi. Questo conosci te stesso era l'arte di quella politica di cui, da cui siamo partiti, cioè quell'arte di tutte le arti. Piano piano si è dimenticato quel potere e quel potere è andato su questa sovrastruttura che ci governa. Che cosa succede però? Che l'uomo, per sua natura, e qui vi do una buona notizia, se la volete, è destinato inesorabilmente, che voglia o che non voglia, a migliorarsi. Così vuole la legge dell'universo e così vuole il processo dell'evoluzione. Perché l'uomo non accetta mai la condizione di fissità delle cose, è sempre in eterna evoluzione, nonostante qualcuno voglia farci credere che noi dobbiamo rimanere nella realtà e nello status quo così come l'abbiamo imparato ad accettare. Accettare è un atto che comincia fin da bambini, cioè da bambini si nasce e si è parte del tutto, si è parte dell'universo. Da bambini si hanno i poteri, quei poteri di cui vi sto parlando i bambini ce li hanno, poi imparano a dimenticarli attraverso l'opera che gli adulti fanno su di loro per adattarli al mondo. Il bambino nasce, ecco perché nel Vangelo di Giovanni c'è scritto: solo se tornerete come bambini, vostro sarà il regno dei cieli. Che detta così può non sembrare, cosa vuol dire che torno come bambino? Non si capisce cosa voglia dire. Io ho a un certo punto 60 anni, come faccio? No, vuol dire io sono tagliata fuori, sono tagliato fuori. E allora che cosa dice? No, invece è solo se siete capaci a ricordare la capacità che avevate di immaginare il mondo e di conquistarlo, perché sarà più importante tutto ciò che ancora dovete fare, non tutto quello che è stato, allora riconquisterete il potere che collega il cielo alla terra. Ma per farlo occorre che sappiate qual è lo scopo della vostra esistenza. Invece, nel processo di adattamento al mondo, io da bambino comincio a dimenticare la mia autenticità e mi trasformo nell'adulto che fa le cose che hanno già fatto tutti gli adulti. Si chiama tradizione. La tradizione significa tramandare qualcosa che l'adulto ha già fatto. Quindi la mia autenticità, i miei, quelli che vengono chiamati desiderio viene da desidera, sidera è la stella, vuol dire senza stella, non ho la stella che mi conduce allo scopo della mia esistenza. Perché se noi pensiamo di essere qui a caso, siamo sulla strada sbagliata, ci siamo persi, siamo in quello che Dante, che era un grande conoscitore delle scuole misteriche, aveva così parafrasato in un suo celebre canto della sua opera più famosa, la Divina Commedia: ci troviamo nel mezzo del cammin di nostra vita e siamo persi in una selva oscura. Cioè siamo nel mondo, ma siamo su una strada sbagliata, perché attraverso il processo di adattamento non stiamo facendo o compiendo il nostro scopo. Cioè non stiamo seguendo la nostra stella, ma ci siamo persi nel mondo degli altri. E lì produciamo lamentela, sofferenza e dolore.
Se invece io mi accorgo della mia stella, cioè mi accorgo che sono qui per compiere il mio cammino, quello che sentivo fin da bambino che era la mia passione, che sentivo che era la mia immaginazione, che sentivo dentro di dover appagare, allora io metto in moto un potere che l'universo mi dà, e se compio la mia strada, nel mio cammino troverò tutto ciò di cui ho bisogno come per magia. Anche qui c'è una citazione molto bella nel Vangelo di Matteo: il Padre ti darà tutto ciò di cui hai bisogno per compiere la tua esistenza e di più. Allora, è successo, come abbiamo detto, una rimozione. Questa rimozione però non può durare per sempre, perché l'umanità, se voi vi ricordate, proprio perché abbiamo cominciato col dire che abbiamo un imprinting di tipo giudaico-cristiano, è fatta di un'esperienza che è dentro quell'inconscio animico, storico e genetico di cui abbiamo parlato prima, e comincia da lontano, da una storia che non solo ci hanno detto da bambini, ma che è dentro il nostro codice genetico. Sapete qual è la storia? È questa. Questo è un cerchio. Questo cerchio, immaginate che sia il giardino dell'Eden. Voi potete dire, ma perché il giardino dell'Eden poteva essere un quadrato? Invece è un cerchio. È un cerchio perché Eden, siccome la Genesi è stata scritta in ebraico antico, è scritto Gahan. Gahan vuol dire il confino, il perimetro, vuol dire il recinto dentro il quale Dio pone l'uomo. Ma quale Dio? Chiaramente, nonostante noi siamo una società, ci definiamo così, cristiana, eccetera, in realtà non sappiamo, cioè, ma non per colpa nostra, perché insomma siamo stati presi da altre questioni, la casa, il mutuo, però, cioè, abbiamo altre questioni, nessuno ha letto, cioè, nessuno ha approfondito, dice, ma io prendo per buono, in fondo me l'ha detto il tizio lì, eccetera. Gahan vuol dire confino, e il Dio che mette nel confino l'uomo non è lo stesso Dio che lo crea, perché nella Genesi, sapete, ci sono due Dio: un Dio che crea l'uomo, come lo crea a sua immagine e somiglianza, in realtà è scritto nell'ombra di me, tradotto a mia immagine e somiglianza. Questo Dio si chiama Elohim. Elohim vuol dire in ebraico lui, gli dèi, il divenire, tutto ciò che è in potenza d'essere, crea l'uomo nell'ombra di sé. Poi arriva un altro Dio. Questo Dio si chiama in un altro modo, sempre in ebraico, no? Perché poi è stato tradotto in greco, latino, no? Comunque non ci interessa. E si chiama quel Dio così, Yahweh, che poi è scritto ovviamente in geroglifico, tradotto così. Yahweh, che vuol dire che cosa? Yahweh vuol dire il Dio dei limiti. Pensate che la Genesi, in realtà, se uno la guarda bene, cioè la legge bene, naturalmente non fa altro che parlare della psiche dell'uomo, cioè di tutte le modalità attraverso dei simboli attraverso cui si esprime la psiche dell'uomo. Yahweh che cosa fa? Pone dentro questo confino, pone Adam, l'uomo universale. Adam significa pone la psiche dentro il confino del Gahan. Dentro questo confino viene posto l'uomo, e Yahweh, il Dio dei limiti, gli dice: stai qua dentro, puoi fare tutto qui, guarda che bello, ma mi raccomando, non mangiare di un albero che è là, quello lì lo vedi? Quello no. Poi va via, fa un giro, poi ritorna. Poi a un certo punto dice: ma a me, secondo me questo Adam così
potrebbe magari un domani crearmi qualche guaio in quel giardino. Quindi sai cosa facciamo? È meglio che lo dividiamo. E allora lo divide in due. Lo divide in due e che cosa fa? Crea Eva. In realtà crea l'Isha. Cioè divide la psiche, l'uomo universale, in due energie. L'energia maschile e l'energia femminile. È scritto l'Ish e l'Isha, che vuol dire proprio questo. L'Ish che cos'è? È ciò che vede la materia. Un po' come i signori Ometti, cioè vedo e credo questo. L'Isha invece è l'intuizione, cioè la parte femminile. Non so se qualcuno di voi sa che si dice di solito delle signore che hanno, diciamo, il sesto senso, l'intuizione, eccetera. Perché da tempo ce l'hanno anche gli uomini, ovviamente, però a volte se lo dimenticano. Perché entrambi noi siamo fatti di un'energia femminile e di un'energia maschile. Solo che non riusciamo a tenerle in equilibrio, quindi siamo sessati, perché il verbo è sessare, spaccare, vuol dire in due, scindere le due energie, affinché se sono scisse non mi creano un pericolo, perché se le energie sono insieme, queste energie, che energie sono? Sono energie divine. Perché sono energie divine? Perché io quella psiche l'ho creata nell'ombra di me, e quindi quella stessa psiche è fatta di energia divina. Quindi è fatta di un altro mio collega. Ci siamo? Divisa non è più uguale. Divisa non è più unita, è meno divina, perché è divisa. Poi a un certo punto, siccome l'uomo si parla, l'Ish continuò la stanza nel giardino e girava, diceva, insomma, ma si sta bene, ci sono le cascate, cioè. L'Isha invece diceva, ma no, l'intuizione diceva, ma alla fine non ho capito, come mai non devo mangiare di quel frutto là? Ed era sempre più curiosa questa Isha. C'era qualcosa che, no, qualcosa diceva dentro, pure non ho capito, non ho capito, non ho capito, e gli rodeva dentro questa roba, l'intuizione vedeva oltre, mentre l'Ish si accontentava, l'intuizione andava oltre. Dov'è che andava? Andava oltre il Gahan, oltre il confine. Allora, a un certo punto, che cosa vede attorno all'albero? Un serpente. E quale serpente dice, Aisha, guarda che quello lì ti ha raccontato un sacco di storie, dice, ma quello non ha ancora la sua paura che voi mangiate, perché così ve ne andate da qua. Invece lui, siccome ha paura di voi, è meglio che voi state qui dentro. Pensaci bene, vedi un po' la tentazione, no? Allora l'Isha si accorge di qualcosa che gli stava rodendo dentro, dice, cavolo, vedi che c'era qualcosa che non mi tornava. Allora va da l'Ish. Ma da l'Ish gli racconta tutto, l'Ish dice, ma tu dici, boh, non lo so, ma a me che me lo fa fare? Beh, ma insomma, fa tutta una discussione, alla fine, come sappiamo, le signore quando vogliono essere convincenti, lo sono. E quindi si mangiano il famoso frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E qui nasce tutta la faccenda. Perché poi vedremo dopo che cosmos e caos sono le due energie che tengono l'universo insieme, e senza di esse la vita non esiste. Compito dell'uomo è appunto unirsi per tenerle in equilibrio, ma questo non ce l'hanno detto. Quindi l'uomo che cosa fa? Apre il perimetro, cioè esce dall'Eden, esce dal Gahan, da quello che era il suo mondo, cosmos, cioè la psiche sapeva che questo era, e si accorge di essere più grande di quello che pensava e che credeva di essere. Allora, il Dio dei limiti è molto adirato. Non so se vi ricordate quel passaggio dove gliene dice di tutti i colori, no? Una maledizione dopo l'altra. È molto inquieto. Voi vi immaginate un Dio così irascibile? È molto seccato. Gli tira un po' di maledizione e poi che cosa fa? Vi ricordate cosa fa? Mette un cherubino
davanti ai cancelli del giardino dell'Eden, mette un cherubino con la spada fiammeggiante che ruota su se stessa a oriente, davanti ai cancelli del giardino dell'Eden, affinché l'uomo non possa mangiare, non possa entrare e mangiare anche dell'albero della della vita, perché sono due gli alberi, vedete, sono due. Però noi ne abbiamo solo uno, perché quello ci hanno detto, quello è scritto, andatelo a cercare proprio su una ufficiale, non è che sennò poi qua sembra che diciamo qualcosa di strano, che non possa mangiare anche dell'albero della vita, altrimenti sarebbe diventato come noi, è scritto. Cosa vuol dire? Immortale. Cosa vuol dire? Perché il Dio dei limiti si preoccupa che l'uomo non possa tornare a mangiare anche dell'albero della vita? Perché se no sarebbe diventato come noi. E ci credo, era stato fatto a immagine e somiglianza del collega. Quindi l'uomo, di fronte alla spada fiammeggiante che ruota su se stessa, che cosa fa? Quando arriva lì per cercare di entrare, la spada per gli antichi era lo specchio, fiammeggiante non è perché è in fiamme, perché l'uomo che cosa fa? Arriva davanti alla spada e vede la sua luce e invece di riconoscersi si acceca e torna giù. Cioè l'uomo che cosa fa? Non riconosce la parte divina di sé. Pensa di essere qui a seconda di quella maledizione, cioè ad espiare la colpa della sofferenza e del peccato per aver disobbedito. Ci siamo? Un po' di tempo dopo arriva un signore che cammina scalzo e dice delle cose nuove in un periodo in cui c'erano dei signori a cui faceva molto piacere che l'uomo fosse sempre in penitenza, in sofferenza e soprattutto seguisse le leggi, le tavole delle leggi che venivano da Dio. Questo uomo arrivava e camminava in giro per queste zone e diceva delle cose strane. Era un po' mezzo matto, perché si accompagnava di prostitute, di ladri, diceva cose non onorate il sabato, buttava le bancarelle nel tempio. E quelli che stavano nel tempio, quelli che erano i pontifices, cioè quelli che sapevano, dicevano: ma costui perché parla che non ha studiato? Cioè costui perché va in giro a dire le cose che solo noi sappiamo e le va a dire a loro e non è venuto da noi a impararle? Cioè non è dei nostri. Perché si sa che il popolo è bue. No dire al popolo cose. No pensare. No vedersi e parlarsi. No, molto male. Non pensare. Zitto e consuma. E possibilmente quando cammini per strada, cammina con la testa giù. Non so se guardate come camminano le persone per strada, no? In penitenza. Poi se trovi uno così, gli dici: come va? C'ho un sacco di pensieri. Bene, quindi cosa stai pensando? Cioè, nel senso, no? No, lui vuol dire che ha un sacco di preoccupazioni. Cioè, vuol dire che l'uomo è in eterna penitenza. Preoccuparsi vuol dire occuparsi prima. Vuol dire creare una forma pensiero che mi crea la realtà. Se io penso che uscirò di casa e prenderò la multa, prenderò la multa. Se io penso che mi arriverà qualche disgrazia, mi arriva. Se io penso che le cose mi andranno male, mi arriveranno. Ma sono portato a pensare così, sapete perché? Per proteggermi. Perché sicuramente a molti di voi sarà capitato un periodo breve in cui è stato felice. E in quel periodo quella solita vocina che ti parla nella testa, quella che non ti lascia mai tranquillo mentre guidi, mentre passeggi, no? Tu non sei mai presente a te stesso. Se tu guidi non è che stai pensando al panorama, alle cose, osservi. No, tu pensi a tutto, la vocina è lì. Se tu cammini per strada, se tu fai una pensi, perché proietti quell'energia in un altro posto che non è il presente dove stai. Quando noi sappiamo che per l'uomo esiste solo il presente.
qui e ora, adesso, nel presente, non esistono né il passato né il futuro, non sono condizioni in cui l'uomo può stare, l'uomo sta solo nel presente, e invece l'uomo è sempre in vita, ed è sempre in pensiero, ed è sempre nella condizione in cui, quando è troppo felice, quella vocina gli dice: guarda che qui tra poco succederà qualcosa, perché è troppo tempo che te la passi bene. E quella roba lì, sapete da dove viene? Da quel condizionamento, perché l'uomo ha imparato, non l'uomo nel senso qui adesso noi nel libro, ma l'uomo ha imparato a non poter essere felice, cioè perché fin da piccolo, mentre invece i bambini questa cosa sapete che non ce l'hanno, i bambini sanno che possono divertirsi, possono giocare, possono esprimere la loro immaginazione. Ecco perché Gesù si riferisce ai bambini, perché se tu hai un bambino, avete dei bambini piccoli per casa eccetera, se li avete, sapete che vostro figlio o vostra figlia, quando gioca in cameretta da sola vostra figlia e dice: facciamo finta che io sono la principessa per un intero pomeriggio, è la principessa per un intero pomeriggio. E se fa parlare il cane che gioca con lei, vai a dire che il cane non parla. Perché i bambini hanno la capacità di creare la loro realtà, perché non sono condizionati dal Gahan, non sono chiusi in quello che loro pensano sia il mondo dell'espiazione. I bambini sono collegati direttamente con l'energia universale, quindi si esprimono qui in autenticità piena, e infatti chiedono che cosa sempre i bambini agli adulti? Il perché. E gli adulti, poverini, che cosa possono fare, visto che a loro volta sono stati condizionati? Rispondere delle cose a caso, perché me l'hanno detto. Per cui se il bambino ti dice: scusa papà, no, prima lo chiede alla mamma, il bambino con la mamma: mamma, siamo a Natale, pensa che bello, Natale, lucine, no? Cioè il presepio. Mamma, come mai ci sono il bue e l'asinello nel presepio? E la mamma, che lì che spadella, fa colce, un sacco di robe da fare, dice: perché fanno caldo al bambino. E il bambino dice: e perché ci sono proprio il bue e l'asinello? Perché il bambino potrebbe dire: ma perché non ci sono due pecore, quattro buoi, due buoi? Cioè, perché quelli c'erano. Mentre spadella. E perché ci dicevano proprio quelli? Ma non lo so, se ti chiedi a tuo padre, perché io qui devo finire di fare il pranzo. Il padre che è di là in poltrona e che è lì che aspetta appunto di mangiare, il bambino va dal papà e gli chiede: papà, perché ci sono il bue e l'asinello nel presepio? E il papà gli risponde: no, figlio mio, per fare caldo al bambino. E perché ci sono proprio quelli? Perché quelli c'erano, erano pastori, avevano quelli. Vabbè. E perché erano proprio quelli? Non lo so, chiedi a Don Giuseppe. Al che il bambino non c'è qui, nessuno. Perché lui, il bambino, sente che c'è qualcosa che è una cosa sbrigativa, cioè non la vede come una roba che ha senso, cioè la vede come dire: boh, ma mi dicono una cosa, tutti sono d'accordo, ma per a me non mi torna, un po' come Alisha. Vi ricordate l'intuizione? Non mi torna. Allora, bravino, tutto educatino, perché gli hanno detto: mi raccomando, quando vai al catechismo non farmi fare brutta figura, stai educato, non parlare, il bambino quindi tutto, ma sì, come si deve, no? Quindi non si esprime, il bambino va tutto così, un po'. Dice: Don Giuseppe, scusi un po', cioè, come mai ci sono il bue e l'asinello nel presepio? Per fare caldo al nostro Signore, bambino Gesù. Questo dice: madre, mia madre, mia, questo mi dice le stesse cose. E come mai ci sono proprio quelli? Perché così ha voluto nostro Signore. A quel punto il bambino dice: e ciao, andate, va. No, dice, basta, se adulti non gli si può fare delle domande che ti liquidano con delle cose buttate lì. Non lo sanno neanche loro. Cioè, io lo sento da bambino che questi qui mi stanno raccontando delle robe che non sanno manco loro. Ed effettivamente è così. Adesso voi vorreste sapere perché ci sono. Ci sembra.
storia che narra la vicenda del bambino Gesù è una storia tramandata, cioè non è una storia che è solo per quel tempo e in quel periodo, era una storia che si è passata di epoca in epoca. Quindi c'è sempre, se voi pensate, c'è sempre un bambino che nasce e che mette in difficoltà e mette paura a chi? Al grande faraone, al grande re, al grande Dio. Il bambino che nasce mette paura, e quindi che cosa fanno questi grandi re così potenti, eccetera? Hanno paura di un bambino. E cosa vogliono fare? Lo vogliono uccidere. E uno dovrebbe chiedere, ma come mai un faraone, come con Mosè, cioè, come mai un faraone o un re dovrebbe avere così tanta paura di un bimbo? Piccolo, un bambino piccino, aspetta almeno che cresca, no? Piccolino, no? Voi direte, beh, ma grazie, quello c'ha i superpoteri, quello lo può scannare subito prima che diventa grande. La mia teoria è un'altra, la mia teoria, insomma, non è la mia. C'è un'altra teoria che dice che i bambini, quello è un simbolo chiaramente, tutte le storie sono un simbolo, come le favole, dopo lo vedremo, il libro è inciso di piccoli racconti, aneddoti molto divertenti, sono tutti segreti. Il bambino cosa rappresenta? Proprio colui che mette in difficoltà l'adulto e l'ordine costituito. Cioè il bambino rappresenta, ecco perché Gesù dice io sono il figlio dell'uomo. Non so se avete mai letto, io sono il figlio dell'uomo, sono venuto nel mondo a portare la verità, non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada. Chissà che vuol dire. Comunque, di fatto, il bambino rappresenta l'evoluzione, cioè rappresenta quello che ti dice perché io mi devo accontentare di quello di cui tu ti sei accontentato, che era tutta una baggianata senza senso. Allora il bue e l'asinello stanno lì a simboleggiare nel presepio, nell'immagine sacra, tanto c'è la stella cometa, vi ricordate? La stella che conduce allo scopo della propria esistenza, che porta i magi al bambino. Cioè al bambino, che cos'è il bambino? La verità, l'autenticità. Tu stella mi porti dove c'è la verità per me, io ti sto seguendo perché mi porti nel cammino della verità, dove c'è l'autenticità, dove c'è il mio bambino interiore, quello vuol dire. Il bue e l'asinello sono due simboli egizi, sono lì a fianco al Messia, cioè il bambino che nasce nell'era dei pescatori di uomini, l'era del pescatore di uomini, cioè l'era dei pesci, no? L'era cristica, sono lì dove il bambino nasce a portare questa nuova era, e sono la rappresentazione di due simboli egizi. Il bue rappresenta il simbolo di Horus, il dio egizio della luce e del cosmos, e l'asinello è il simbolo egizio di Set, il dio dell'ombra e del caos. E l'uomo, il bambino che nasce lì, è colui che sfida il cosmos e il caos per tenerli in equilibrio, così come la sua natura divina, che riguarda tutti gli uomini, avrebbero il compito di fare. Sono lì dove il bambino nasce a portare questa nuova era, e sono la rappresentazione di due simboli egizi. Il bue rappresenta il simbolo di Horus, il dio egizio della luce e del cosmos, e l'asinello è il simbolo egizio di Set, il dio dell'ombra e del caos. E l'uomo, il bambino che nasce lì, è colui che sfida il cosmos e il caos per tenerli in equilibrio, così come la sua natura divina, che riguarda tutti gli uomini, avrebbero il compito di fare. Arrivati fino a qua, come siamo? A livello, perché sai, quando uno gli dice che può fare delle cose, magari non è che sente contento. A questo punto della storia ci accorgiamo di tutta una serie di cose. Che cos'è che ci accorgiamo? Ci accorgiamo che se conosciamo noi stessi e conosciamo i nostri desideri, in realtà li possiamo realizzare. Ma da adulti abbiamo imparato che l'unico desiderio che sappiamo esprimere è essere ricchi.
voglio essere ricco. Oppure esprimo un desiderio già pensando che dice, figurati, sì. Prova a chiedere a un adulto di esprimere un desiderio. Desiderio, figurati. Prova a chiedere a un bambino di esprimere il desiderio, di scrivere il desiderio. Ma chi è che ha dei bambini piccoli a casa? Nessuno. Fate un esperimento. Fate un esperimento. Andate a chiedere, chiedete ai vostri bambini di scrivere un elenco di desideri e vi accorgerete quanto questi bambini scriveranno delle cose straordinarie. Ma non scriveranno voglio essere ricco, voglio togliermi vicino di casa, cioè scriveranno delle cose bellissime. Ok. Esprimere il desiderio non significa altro che mettere in moto quel pensiero creativo di cui parlavo prima. Ma anche lì il bambino comincia a essere adattato, il vostro bambino interiore è adattato. Perché quando è andato al cinema con il papà a vedere Aladino, chi è che è andato a vedere Aladino? Qualcuno l'ha letto, è andato a vedere? Nessuno. Comunque c'è questa storia che parla di Aladino. Aladino è la classica fiaba che racconta dei desideri, dove c'è una lampada meravigliosa, che è la lampada dei desideri, chiusa in una grotta. C'è un mago cattivo, un certo Jafar, che vuole prendere quella lampada, ma non va dentro a prenderla, va al mercato a cercare un bambino il più possibile ingenuo, bello e sorridente per mandarlo a prendere la lampada. Allora, se io sono il bambino e sono al cinema col papà, che cos'è che mi viene da dire? Ma scusa papà, ma questo mago così grande e potente, ma perché c'ha bisogno di un bambino che il bambino pensa come me? Pensa tu come me, no? Quindi magari potrei essere utile qualche volta, ma mi chiedono di andare a prendere la lampada dei desideri. Per prendere la lampada. L'adulto cosa risponde secondo voi? Padre distratto perché lì che vede quelle baggianate, ma in realtà sta pensando al lavoro, a tutti i suoi problemi, a tutte le robe, all'amante. Quindi che cos'è che fa? Dice, risponde quella classica cosa inutile, un po' moralista, sapete che viviamo della morale, no? Che è un'altra cosa come quella, no? Un altro perimetro, un codice che sappiamo che non è vero, però ci facciamo finta di adattare. Allora il padre risponde, tesoro, perché Aladino è un bravo bambino. Così il bambino, che sa che non è poi un bravo bambino, perché tutti i bambini qualche marachella la fanno, dice, l'inconscio del bambino è bello che spacciato. Perché dice, vuol dire che io già non sono un bravo bambino, chissà se lo sarò mai, ma comunque sta di fatto che se non sono un bravo bambino, col cavolo che posso avere i desideri. In più la lampada è dentro una grotta e come cacchio faccio ad andarla a prendere? Forse è meglio che mi adatto così come fanno i miei genitori, che tanto i desideri non si realizzano se non si fanno un mazzo così e litigano tutto il giorno. La risposta qual era? La risposta che ho dato io a mia figlia è un'altra. Figlia mia, come vedrai nel proseguo del film, quel mago lì, quella lampada non riuscirà mai a prenderla, gli sfuggirà sempre dalle mani, mentre Aladino, che è un bambino come te, che sa ancora esprimere la sua autenticità, i suoi desideri autentici, la può prendere lui, perché lui è capace di desiderare. Quello lì invece, il mago, è un adulto e lui vuole solo esprimere il desiderio di essere ricco e potente. Tu, figlia mia, mi raccomando, sii sempre te stessa, autentica per quello che desideri, impegna tutte le tue energie a fare ciò che vuoi nella vita, perché tutto ciò che vuoi, che ti viene dal cuore, lo potrai realizzare sempre, sempre, quando lo chiederai. Pensa che incipit diverso gli hai dato a tuo figlio, perché in quel momento lì il bambino è sedimenta l'inconscio, cioè in quel momento lì il bambino sedimenta quello che sarà da grande. Se l'adulto, invece di castrarlo, perché a sua volta l'hanno castrato, gli dà questo incipit, allora il bambino dentro cresce, comincia a sedimentare un altro tipo di concetto inconscio.
Fino qui abbiamo visto quanti possono essere i poteri veri che derivano dal conoscere se stessi. Ovviamente molto difficile, no? Perché uno pensa invece che un po' i poteri, queste cose nella bacchetta magica, nella lampada, no? Sono dentro di te, devi solo accorgerti di chi sei per metterli in opera. Perché secondo le antiche scuole misteriche, che non hanno niente a che fare con il cristianesimo dopo Nicea, perché sapete che il cristianesimo prima di Nicea era un altro cristianesimo, non so se lo sapete, il simbolo, voi sapete che il simbolo degli antichi, il simbolo sacro per gli antichi è sempre stato questo, come abbiamo visto, no? Il cerchio. Perché il cerchio? Perché rappresentava l'evoluzione, il ciclo continuo di evoluzione dell'uomo. L'uomo è una continua evoluzione di sé, un continuo mutare degli eventi, un continuo crescere, un continuo modificarsi. In questo modificarsi continuo sta il segreto dell'universo. Quando arriva l'era cristica, cioè quando arriva l'epoca del pescatore di uomini, Gesù porta il messaggio che unisce che cosa? Riunisce quell'Adam che era stato sessato, spaccato, e riunisce l'Yin e lo Yang, lo Yin e lo Yang, e quindi il maschile e il femminile, un altro cerchio. Ok? Questa unione di cerchi crea il simbolo del cristianesimo pre-Nicea, che forma il simbolo del pescatore di uomini. Qual è il simbolo? Questo. L'unione delle due energie che si uniscono qui e creano questo. Che cos'è? Il pesce, che è il simbolo del cristianesimo pre-Nicea, cioè il simbolo del pescatore di uomini. Questo simbolo, che rappresentava il segreto di tutto quello che era, ha dovuto passare per un'espiazione. È stato bloccato questo simbolo. E adesso che noi entriamo in un'altra epoca, che è l'epoca dell'uomo celeste, cioè l'epoca dell'acquario, che non è una roba di robe strane, no? Che uno dice che è quella roba di acquario, non è acquario. Gli astronomi lo dicono, non è una roba solo per queste robe un po' strane. L'era dell'acquario non è altro che quella che viene definita dagli astronomi la precessione degli equinozi, no? C'è niente di che, cioè niente di strano, non ci sono robe strane. No, perché sai, quando parli di queste robe, poi magari uno pensa che cioè, cose mai sentito, Dio, cosa dicono? No, proprio l'astronomia dice che qui c'è il Sole, che questa è la volta celeste, che questa, la faccio un po' più grande ma è più piccola, che qui c'è la Terra e che la Terra ha un asse terrestre. Non so se a scuola si fa. Fino a qui ci siamo, no? Perché sono cose. La volta celeste è divisa in costellazioni. Giusto? Quante sono? Quante? 12. 12, sono 13. Però questa è un'altra storia, perché c'è un'altra costellazione. No, le costellazioni, sono 13, perché tra il Sagittario e lo Scorpione c'è la costellazione dell'Ofiuco, che è la, dell'Ofiuco, che è la costellazione che rappresenta tutta una storia che però avrebbe bisogno di una conferenza apposta. Quindi diciamo che prendiamo per buono così. In questo momento che cosa succede? L'asse terrestre, no? È inclinato in una certa posizione e a nord è indirizzato verso una stella che si chiama stella polare, che ha un nome, che è l'Orsa Minore, che è oggi la nostra stella, che è l'ultima coda del carro. Questa ultima coda del carro è la nostra stella polare adesso, ma fra 7000 anni la stella si chiamerà in un altro modo, sarà Antares. Perché?
Perché questo asse terrestre si sposta. Perché, perché il Sole è fisso, le stelle sono fisse, i pianeti cosa fanno? Hanno un moto di rotazione e di rivoluzione. Questo asse terrestre si sposta di un grado ogni 72 anni verso ovest nella volta celeste. In questo momento è al confine tra i Pesci, tra la costellazione denominata dei Pesci e quella denominata dell'Acquario, che si scrive senza la C. Ok? Questa è l'epoca dei Pesci, abbiamo detto, no? E questa è quella dell'Acquario. Ora, questo salto d'epoca si chiama anche salto quantico, salto di ottava, cioè significa che tutta l'umanità ha percorso i 2139 anni, 72, i 3072 in quest'epoca, e ha chiuso l'epoca cristica, cioè l'epoca del messaggio del Messia. E adesso deve trarre e scoprire, inevitabilmente, quello che il Messia aveva detto. Cioè, voi siete dei. Salmo 62,9. E ripetuto più volte nel Vangelo di Giovanni, per chi avesse voglia di leggere. Nell'epoca dell'Acquario, quindi, l'uomo, l'umanità, terra, si trova nell'epoca dell'uomo celeste. E le antiche scuole misteriche queste cose le sapevano, perché sapevano che l'uomo passa 7 gradi di evoluzione in questo mondo e passa dal puro spirito a puro spirito. Adesso in questo processo siamo nel quinto grado di evoluzione, l'epoca dell'Acquario, il quinto grado di evoluzione secondo le scuole misteriche. Ed è il momento in cui l'uomo ritorna in possesso e a conoscenza, si accorge e si risveglia della propria capacità di mettere in moto le sue straordinarie doti psichiche, cioè quelle di poter creare la realtà come la vuole, a condizione di volerla. Perché il punto vero di cui noi ci lamentiamo dando la colpa agli altri, in realtà dipende sempre da noi. Cioè, io non ho la volontà di sapere cosa desidero davvero nella vita e quindi sono sperso e do la colpa al mondo. In realtà sappiamo che quello che quel Signore che 2000 anni fa camminando ci insegnava era: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, che non era la volontà di qualcuno da qualche parte, ma era riferito proprio a te. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, perché se tu sai ciò che vuoi, il cielo e la terra non sono poi così distanti. Il punto è che io non so cosa voglio davvero, ma ho imparato in quel processo di adattamento a sapere quello che gli altri vogliono che io devo desiderare. E in questo gioco di specchi, avete presente lo specchio di cui parlavo prima, io non so più cosa voglio davvero io e quindi sono bloccato in quell'energia, cioè non posso metterla in opera. Se mi accorgo qual è il mio scopo, come abbiamo detto prima, l'universo mi metterà di fronte a tutto ciò che ho bisogno per realizzarlo. Allora quel conosci te stesso diventa oggi attuale nella politica del PIN. Questo PIN, cos'è questo PIN? Questo PIN è nient'altro che la forma materica di un principio di cui parlava Salvatore all'inizio. Spirito e materia collaborano all'unisono per realizzare il mondo che voglio e che desidero. Ecco perché quel simbolo è un simbolo che rappresenta che cosa? Provate a immaginare. Qualcuno dice una serratura, infatti il nostro motto è: tu sei la chiave. Ma questo, se voi provate a fare uno sforzo, è un omino, è l'uomo, l'individuo, che porta sulle sue spalle la responsabilità di questo che è l'emiciclo, cioè il simbolo della Democratos. La Democratos, cioè la democrazia, cioè il potere di tutti, è quello che ci hanno fatto credere che possa effettivamente esistere. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
quando ci fu la rivoluzione francese nel 1789, non so se vi ricordate di cosa si tratta, la rivoluzione francese raccontava che il popolo francese era molto arrabbiato col re e poi a un certo punto gli taglia la testa. Allora diciamo, facciamo finire magari il signore di telefonare e poi andiamo avanti. Ma in realtà i francesi avevano il re da centinaia di anni. Nessun agricoltore, nessun contadino francese si era mai sognato di tagliare la testa al re. Semplicemente gli agricoltori e i contadini francesi si erano molto arrabbiati perché questo re, a differenza di tutti gli altri re, non si era preoccupato che loro comunque continuassero ad avere sufficiente farina nei granai. Capite? Cioè, allora non gli fregava niente che quelli stessero alla corte a mangiarsi i cosciotti, mettersi le parrucche, farsi i balli, avere le amanti. Faceva colore, no? E stavano lì, si sa, io poi il re, no? Più grande è la mia legge, più grande è il mio re, più grande sono io, no? Per osmosi. Quindi non interessava, l'importante è che loro facessero la loro vita, anzi se la ridevano, no? Era oggetto di presa anche in giro. Però tutto funziona. Se non che l'incauto re e la sua consorte che ebbe a dire quella famosa frase tragica, dategli le brioche, non ha capito un tubo, non è stato un re illuminato, ma forse anche un po' ingannato dalla sua corte che a un certo punto voleva disfarsene e voleva trasferire il potere altrove. Allora non gli hanno detto niente, la farina nei granai non c'era più, lui si è ritrovato tutto questo popolo in rivolta e ha detto, ma adesso cosa faccio? Ha condotto malissimo quel confronto e in quel momento c'era chi ovviamente utilizzava come sempre il popolo bue per portare i propri interessi. Cioè ai signori del terzo stato, che erano i banchieri, la borghesia dell'epoca, non fregava assolutamente un tubo dei contadini di Francia. I contadini di Francia mai nella loro vita avevano pensato ai Galité, Liberté, Fraternité, il terzo stato, un voto per censo, un voto per testa, non gliene fregavano, non capivano, non erano quasi analfabeti. Invece i signori banchieri, finanzieri e quant'altro, borghesi dell'epoca, hanno detto, guarda un po', il popolo si muove, vediamo che si può fare per modificare e spostare il potere. E spostare il potere da un'altra parte. Tanto il popolo, basta che abbia la rabbia dentro, che si muove, poi tu lascia fare che sistemiamo noi. E così fu. Tagliarono la testa al re con la ghigliottina e insieme la testa nella cesta cade anche la corona. Quella corona idealmente era finita sulla testa di tutti i francesi, che da sudditi erano diventati cittadini. Tant'è che a Parigi poi ci dice cittadino, no? Cioè, e avevano assunto la corona. Solo che la corona è vero che è bella e luccicante, ma a un certo punto sulla testa dei cittadini dopo un po' pesava. Perché in fondo dici, io non sono nato per fare il re, io voglio starne un po' per i cavoli miei, poi qualcuno ci penserà. Ed è quello che è successo dall'epoca fino ad oggi. Cioè il cittadino si è totalmente disinteressato, dice a me che me fa, io devo pensare a me. Poi ci sarà qualcuno e tornano i pontifices, cioè quelli che ne sanno, i politici, le istituzioni, cioè, di cui mi lamento, no? Però sono loro che ne sanno, io che ne so. Meglio che mi faccio la mia vita. Adesso vedo come farmi le rate per comprarmi la macchina nuova, vedo un po' come ristrutturare casa, cerco il lavoro, faccio un po' le cose mie, devo vedere il mio di mondo, mica devo vedere quello degli altri. Che me ne frega delle cose grandi. Io sono uno. E quindi che cosa ha prodotto questa cosa? Ha prodotto inconsciamente quello che già loro sapevano. Dicevano, tanto questi, lasciami credere che c'hanno in testa la corona. Mica poi la sanno portare la corona. Tu lasciaglielo credere che poi ci pensiamo noi a tirare le fila. Quando poi alcuni popoli se ne accorgono,
allora fanno un po' come succede nell'episodio di Pinocchio. Ve la ricordate la favola di Pinocchio? Più o meno. C'è nella favola Pinocchio un pezzo di legno che vuole diventare un bambino vero. Che detta così non vuol dire niente. Se io ti incontro e ti dico scusa, hai visto un pezzo di legno che vuole diventare un bambino vero, tu mi dici vabbè, questo poveretto c'ha dei problemi, vediamo se possiamo aiutarlo, se no altrimenti vogliamolo per strada. E in realtà con Lodi, che anche lui era un grande conoscitore delle scuole misteri, che cos'è che voleva dire? Voleva dire Pinocchio è la condizione dell'uomo che è un pezzo di legno. Chi è un pezzo di legno? Uno che crede di essere, che ha ragione, che dice il mondo finisce dove io so le cose, per il resto non mi interessa, io sì che so, io sono, dice, no, io so tutto di me. E ha ragione, la ragione ha ragione. Tu conosci una ragione che non abbia ragione? No, la ragione ha ragione. La ragione è una declinazione, se ci fosse Jung o Freud, cos'è che parlerebbero? Direbbero la ragione è una declinazione, il narcisismo è paranoia. Cioè la paranoia è, io ho ragione, se tu non mi dai ragione vuol dire che non mi ami. Questo vuol dire. Non so se conoscete qualche politico, ma più o meno, se fate caso qualcuno c'è, un bassino soprattutto. Quindi a questo punto che cosa succede? Che il pezzo di legno vuole diventare un bambino vero. Per diventare un bambino vero gli viene in soccorso la fata turchina. La fata turchina, ci sono sempre le fate nelle favole, vi ricordate? La fata turchina rappresenta l'anima, perché è quella parte divina di te che ti indica sempre il cammino, a cui naturalmente tu il più delle volte non gli dai retta. Perché usi che cosa? Come diceva prima Salvatore, la mente. La mente è il cosmos, cioè la mente mente, cioè la mente ti tiene in uno spazio di comfort. Ti dice, ma chi te lo fa fare? Stai qui, stai lì dentro, perché se tu esci lì, poi per gli altri sei un alieno. Alienum, dal latino, non appartenente a qualcosa di conosciuto, vuol dire, no? Allora tu te ne stai lì nello spazio di comfort, perché dici, è vero che qui mi va tutto male, è grigio, si sta male, eccetera, eccetera, però alla fine, chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia, non sa quel che trova, tutte queste robe, dici, vabbè, sto qua, che devo fare? Invece Eva non ha fatto così, no? È uscita. E i bambini anche. Allora, a questo punto, Pinocchio deve fare una serie di esperienze e trova sul suo cammino un certo mangiafuoco, che è il burattinaio del sistema mangiafuoco. Incontra questi amichetti del circo e fa amicizia con loro. Fa amicizia con loro e vede che questi poverini si lamentano tutti i giorni. Conoscete qualcuno che si lamenta tutti i giorni? Si lamentano. Allora, Pinocchio che dice, la fatina mi ha detto che devo essere un bravo bambino. Allora vuole fare una buona azione per aiutare le persone che si lamentano. Vuole fare una buona azione. E che cosa fa Pinocchio? Va da mangiafuoco. Si arma di coraggio. Coraggio viene dal latino coragere, agire con il cuore. Allora va di cuore da mangiafuoco e perora tutta la causa dei suoi amichetti. Fa tutto un discorso. E mangiafuoco, sornione, che sa tutto perché sa la dinamica dell'uomo, come tutti i burattinai, no? I burattinai sanno come si muovono i loro burattini. Lo ascolta un po' sorridente, un po' della serie poveretto, e alla fine acconsente. Lo sapevate? Come va? Che alla fine dice sì, va bene, ok, per me sono liberi. No, sono Pinocchio. Pinocchio corre dai suoi amichetti e urla, siete liberi, andiamo, come per dire, dai, adesso non aspettiamo più, ha visto che vi lascia liberi, andiamo. Cosa rispondono gli amichetti di Pinocchio? Lo guardano attonito e dice, questo mi sta dicendo che io non mi devo più lamentare? Momento, gli rispondono, ma no Pinocchio, ma in fondo noi qui alla fine, vabbè sì, però stiamo bene perché abbiamo un tetto sulla testa, qualcosa da mangiare, poi che cosa potremmo fare noi là fuori nel mondo?
Ma tu? Pinocchio rimane di legno. Cioè rimane e dice, ma come? E voi fate la lamentare, io mi sono preso la briga, mi sono armato di coraggio, sono andato lì, ho rischiato e adesso voi mi dite che volete rimanere qui. Che cosa vuol dire questo? Che tu non puoi liberare nessuno che non vuole essere liberato. Perché ciascuno libera se stesso. E nonostante l'umanità poi cerchi sempre di trovare un liberatore fuori, gli fa fare sempre una brutta fine. Perché l'altro liberatore era quello che camminava scalzo, che diceva un sacco di cose interessanti, diceva voi non giudicate e non sarete giudicati. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non vedi il trave che è nel tuo? Noi che siamo sempre lì a giudicare gli altri. E lui diceva un sacco di cose interessanti. Però poi, come tutti quelli che dicono cose interessanti, poi diventano fastidiosi per il sistema. Per cui gli tendono una trappola, un po' come al giorno d'oggi, no? No, c'è qualche magistrato, una roba, una procura, una cosa, un'altra, e ti buttano dentro. E ti dicono, guarda che ti hanno detto che tu dicevi, facevi, eccetera, ti facciamo il processo. Lo portano davanti a Pilato. Vi ricordate che lo portano davanti a Pilato? Il quale Pilato però... Lui dice, ma sto Pilato, vede, sono da soli nel Tempio, no? Dice, ma sì, alla fine si capisce che questo uno non ha fatto niente. E quindi Pilato è mosso da un po' di dubbi e dice, dunque tu sei re dei Giudei. E lui dice, tu lo dici. Io sono re di un mondo che tu non puoi conoscere. Tu invece sei schiavo dell'imperatore di Roma e farai ciò che il popolo qua fuori ti chiederà. Più o meno va così il discorso, no? E così Pilato è come se prendesse un pugno nello stomaco, perché lui gli dice, tu sei una funzione, tu non conti niente, non eserciti nessun potere, perché c'è sempre un potere sopra di te, che è la tua convenienza per rimanere lì nel tuo piccolo posto, che ti farà fare un'azione di ingiustizia, ma tu dentro lo senti. Allora Pilato, che è smosso da questo, cerca una via d'uscita, dice... Non voglio avere guai con i romani. Allora, siccome però questo qui non lo voglio proprio condannare, perché si vede che uno per bene poi mi ha detto questa cosa che mi farà riflettere, decido di mandarlo da il popolo che decide. Perché tanto questi qua lo apprezzano così tanto, vanno a sentire tutti i suoi comizi, le sue conferenze, eccetera, alla fine decideranno loro e magari giustamente lo salveranno. Se non che nel momento topico in cui chiedono al popolo di decidere tra Gesù e Barabba, ovviamente il popolo si rivela in tutta la sua natura e risponde che cosa? Barabba. Questo schema non si può più ripetere adesso che usciamo dall'era dei pesci. Questa è l'unica cosa che a me piacerebbe che voi introiettaste usciti di qua domani, cioè, questa cosa non si può più ripetere, cioè non c'è più nessuno da mettere in croce, chiaro? Perché è finito quel tempo, nel senso che chi si evolve e chi non si evolve muore, cioè proprio, mi dispiace doverlo dire, ma è così. Poi uno può dire quello che vuole. Per cui non c'è più nessuno da mettere in croce, il cerchio ritorna al simbolo. Perché la croce, che simbolo? Perché il pesce è sparito, no? Dal cristianesimo. L'avete mai più visto un pesce in chiesa? Forse non l'ho, ma un pesce no. Allora, che cos'è questo? Una croce. È il simbolo del... Ma che cos'è? La? La congiunzione è il simbolo dello spazio e del tempo. Perché è stato tolto il cerchio e il pesce, che era l'evoluzione? Perché si doveva bloccare. Per bloccare, dov'è che ti blocco a te uomo? Nello spazio e nel tempo. Io ti inchiodo sulla croce, nello spazio e nel tempo, perché nulla possa mai cambiare, resti tutto così com'è per sempre nello status quo.
nel dogma, nella credenza. Cioè tu devi credere, non devi conoscere, così come si faceva una volta, dove c'erano i filosofi, cioè coloro i quali cercavano la sapienza. Noi siamo entrati nella credenza. Gesù, se voi leggete, dice sempre: non è in me che voglio che voi crediate, ma in voi stessi. E in quel famoso episodio di Matteo, quando Pietro, che era coccio, perché se no si chiamava Pietro, continuava a ripetere: maestro, come faremo senza di te, i miracoli, le robe, eccetera, lui rispondeva sempre: non è in me che dovete chiedere i miracoli, cercateli in voi. E c'è quel famoso episodio della barca in cui lui cammina sulle acque e Pietro lo vuole seguire, vi ricordate? Solo che Gesù cammina sulle acque, Pietro appena mette i piedi cade. Quello gli tende la mano e gli dice: uomo di poca fede. Ovviamente il dominio che cosa vuole? Che quella fede sia un esercizio di credenza, cioè lo sforzo di credere. La fede di cui parlava Gesù non era quella. La fede di cui parlava Gesù è la pistis greca, cioè è la fiducia in te. Gesù gli dice a Pietro: tu non puoi fare le cose che faccio io, perché io ho la mia direzione, ho il mio scopo, so ciò che voglio e farò sempre, otterrò sempre ciò che voglio nella vita. Tu, se non sai cosa vuoi e segui me, vuoi fare le cose che faccio io, non c'entra, non potrai farle. Questo è il significato. È come quando Gesù dice, vi ricordate quando arrivano i discepoli, che lui è già morto e loro non hanno fatto pesca, vi ricordate che non hanno raccolto i pesci? Lo dice il prete in chiesa questo? Vabbè, a un certo punto tornano i discepoli e non hanno fatto pesca. A un certo punto vedono Gesù e Gesù gli dice, vi ricordate cosa gli risponde? Gettate le reti a destra e farete buona pesca. Questi gettano le reti a destra e raccolgono talmente tanti pesci che non possono neanche quasi tirare sulle reti. Ma cosa vuol dire? Perché allora o Gesù è, diciamo, vabbè, dice delle cose ma non si sa, vediamo un po', prendiamo giusto quello che capiamo, oppure ha un significato. La destra, siccome Gesù si riferisce ad antichi simboli, non è uno che è di per caso, rappresenta quella parte dell'Isha che è la parte intuitiva dell'uomo, cioè non andare lì già con la preoccupazione, lascia sfogo al tuo cuore e alla tua anima, perché l'universo ti metterà tutto a disposizione se lo chiedi in modo autentico. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperta la destra. La tradizione reale è sempre la sinistra, il simbolo del femminile, diciamo. Ma reale, quindi hanno invertito anche questo. Ma reale, dire che una cosa è reale è difficile, perché è reale ciò che io credo lo sia in realtà. È la destra perché nella tradizione, diciamo, di quello che è l'albero della vita, quindi è tutta quella che è l'espressione, diciamo, della parte femminile, è la destra, la parte intuitiva, cioè il lato della grazia dell'albero della vita, no? E questo qua, questo è il lato della grazia e questo è il lato, fatto così, no? Beh, insomma, adesso non è che dobbiamo leggere il lato della temperanza, il lato della grazia, e poi c'è la parte di Tifaret, che è il lato dell'equilibrio. Ora, detto tutto questo, adesso voi direte: e quindi? Cioè, perché ovviamente l'uomo è così, no? Cioè, come Gesù, e quindi miracoli li fai o no? No. Perché mi dispiace dovervelo dire, ma i miracoli ciascuno li fa per se stesso. E solo se cambia se stesso può cambiare la società. Quindi è un'illusione. La morale è un'illusione. Che cosa succede a Pinocchio? Quale altro personaggio famoso anche ai giorni nostri incontra, che parla ai molti Pinocchi di oggi?
che devono cercare di aiutare i bambini. Un grillo. Un grillo. Un grillo. Un grillo. Non è un caso, eh? Incontra il grillo parlante. No, no, però aspettate, il grillo parlante che ha un ruolo determinante nella crescita di Pinocchio verso al divenire un bambino vero, ma non è il ruolo definitivo, perché a un certo punto il grillo, Pinocchio, poi nel suo percorso di evoluzione, a un certo punto non ne ha più bisogno, perché quell'energia lì non va più bene, e quindi cosa fa? Lo spiaccica sul muro, vi ricordate? Perché non ne ha più bisogno? Perché il grillo è quello della morale, è quello del giusto e sbagliato, del bene e del male, eccetera, eccetera. Invece, il Pinocchio segue l'anima, segue la fatina. Allora, quello che io dico sempre del Pin è che il Pin vuole assomigliare di più alla fatina piuttosto che al grillo parlante. Ecco perché adesso non è ancora proprio adesso il momento in cui noi entriamo in scena. Stiamo lavorando con Pinocchio, ma ci vuole un pochino ancora di tempo, poco, affinché le cose si realizzino, perché l'energia che muove Grillo non è la nostra energia, cioè noi non muoviamo l'energia del giudizio, l'energia di dire colpa tua, io ho ragione, quindi non collaboro con nessuno, voglio avere ragione solo io, eccetera eccetera. Sono cose che non appartengono al Pin, cioè alla energia del Pin, sono cose che sono in trasformazione degli individui, che dovranno, mi auguro, capire, anzi non capire, accorgersi, perché capire è un'altra cosa. Sapete cos'è capire? Capire è pericolosissimo, non so se lo sapevate. Capire è pericolosissimo. Capire vuol dire comprendere. No, non vuol dire rendersi conto, vuol dire capire, vuol dire comprendere. Sapete come si dice capire in inglese? Understand. Understand, cioè stare sotto, vuol dire. Comprendere vuol dire tenere all'interno di una misura. Comprimere, comprendere, capire. Cioè, stai dentro la misura che il mondo ti dà. Questo vuol dire capire. Ci siamo? Invece, accorgersi vuol dire sempre correggersi, cioè ampliare quella misura. E dire, ma io sono più grande di quello che credo di essere, quindi mi evolvo. Ok? Allora, se io mi accorgo di come stanno le cose dentro di me, piano piano questa energia di Grillo si trasforma in un'energia diversa, cioè un'energia di missione, perché quella di Grillo non è un'energia di missione, cioè non ha un obiettivo, se no avrebbe fatto l'accordo, avrebbe portato qualcosa, invece non è un'energia di missione, è un'energia soltanto di reazione, ok? Quindi questo è quello che sta tendenzialmente succedendo secondo il punto di vista del Pin. No? Vedete che il Pin parla un linguaggio molto diverso da quello che parlano tendenzialmente i politici tradizionali. No, non credo che parlino questo linguaggio qua, no? Vengono qua, vi dicono tutta una serie di salamelecchi, vi dicono tutta una serie di cose vuote, no? E poi se la prendono con qualcuno e poi sperano che voi gli date il voto che in realtà gli date. E quindi a quel punto loro vivono di rendita. A quel punto, se voi vi accorgete invece di staccare la spina, e loro sono belli che nei guai. Naturalmente, che cosa succede? Qual è la morale di tutta questa storia, se vogliamo trovargli una morale, un significato? Che? Una nuova consapevolezza. Cioè, se siete consapevoli del potere che avete, solo voi e soltanto voi potete migliorare la società di cui vi lamentate. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Grazie. Grazie. Spiega perché ci chiamiamo partito.
Spiego perché? Ci chiamiamo il Partito Italia Nuova, non Movimento Italia Nuova. Ah, partito, perché voi dovete pensare, immaginare che tutti i partiti non si chiamano partiti. Non so se ci avete fatto caso, solo uno si chiama partito. Lui può perché vive di rendita. Ma tutti gli altri non si chiamano partito. Non so se ci avete fatto caso. Sapete perché? Perché siccome loro cos'è che dicono? Sempre la solita cosa. Oggi è ancora il Partito Democratico. Sì, il Partito Democratico. Loro cos'è che dicono? Sempre la solita. Tanto il popolo è buono. Se io cambio una parola, allora mi va bene. Li accontento, cioè accontento la loro parte viscerale, si sentono accontentati, e io continuo a fregarli bellamente, con un altro nome. Siccome io invece non ho niente da... io non ho nessun problema, e siccome l'attuale Costituzione dice che sarebbe da cambiare, come sapete, no? Perché ha fatto il suo tempo, noi lo diciamo, eccetera, dice che sono comunque, si chiamano partiti, le associazioni di persone che concorrono, io ho detto sì, lo chiamo partito. Poi ho pensato di più, perché sono come i bambini un po' ogni tanto, no? E dicono, partito, dico, cos'è che dice il mondo? E il mondo dice che vuol dire una parte di contro un'altra. Ma io un po', che sono un po' isha, un po' femminile, ma non come qualcuno vorrebbe dire. Allora dico, eppure non mi accontento, c'è qualcosa di più. Partito, ho scoperto che è un verbo. Un verbo, pensate al potere che ha un verbo. Siccome le parole hanno il significato che tu gli attribuisci, se io gli voglio attribuire il significato di un verbo, visto che è un verbo, perché è il participio passato di essere partiti, e il mio libro si chiamava, il mio primo libro, L'Italia Nuova, loro ho detto partito per l'Italia Nuova. Cioè vuol dire io ho già compiuto un'azione, perché partito, il participio passato, vuol dire che io ho già compiuto un'azione verso. Capite la differenza? Guardate come le parole cambiano completamente la realtà. Allora mi chiamo partito verso l'Italia Nuova, e viene PIN, tu sei la chiave. Cioè, più di così non si poteva chiedere, giusto Salvatore? Magnificamente. Questo perché ci chiamiamo partito Italia Nuova. E invece loro cosa fanno? Falsano immoralmente il vero per imporre con l'inganno il possibile. Straordinario, oh, sono bravissimi, eh? Oh, sono mica non proprio quelli che vedete voi, quelli sono solo quelli sono poverini, no, nel senso, con tutto il bene, nel senso che poi ci sono anche persone che si impegnano, perché a differenza di Grillo noi non pensiamo che tutti siano là, io con te non ci parlo, no, ci sono invece delle persone che invece ci sono persone che hanno voglia di fare, di darsi da fare, non è vero quella cosa, però purtroppo sono all'interno di uno schema, sono all'interno di quella cosa lì e non riescono a uscirne, per cui rischiano di essere travolti, perché se c'è in corso un'evoluzione, se tu non ti adegui sei travolto, chiaramente, no? È ovvio. Parlando anche del sistema fiscale, quando è che ci siamo? Prego. Allora, sul discorso io sono pienamente d'accordo con te, perché mi occupo di kinesiologia emozionale. Cioè, io lavoro sul soggetto, sugli esercizi semplici a corpo libero, però faccio capire il perché del movimento, cioè me lo deve dire lui il perché di questo movimento, e poi lo fa, non glielo insegno io tecnicamente. Al di là di questo, ti volevo dire, il messaggio è stato chiaro per me, giusto? Però a noi, penso pure, non lo so, ti abbiamo seguito, almeno io ti ho seguito molto bene, ma in una società dove al catechismo il prete già ci dice da piccolini che nasciamo col peccato, tutto ciò che facciamo è peccato, quello non si fa, quello non si dice, cioè come ci dobbiamo comportare? Ecco, tu da genitore con tua figlia, noi per esempio con la persona che incontriamo, oppure in questo contesto, come ti rapporti tu con queste persone? Cioè, hai fatto mai un discorso con il clero, con le persone di chiesa, tra virgolette? Cosa, ecco, in questo contesto come possiamo far capire alla gente quando dice no, ma Dio ci ha detto, no, ma Dio il prete l'ha detto così? Cioè è difficile comunque far capire, al di là di capire che il codice, la parola è molto importante.
cioè entrare in sintonia anche di emozioni, far capire queste emozioni. Quando già nasciamo abbiamo il peccato originale sulla testa, cioè come si fa? Allora, dunque, è semplice, facilissimo. Non ti interessa. Non ti interessa. Cioè, non è utile. Cioè, l'esercizio è solo su se stessi. Perché tu devi essere solo un esempio. Cioè, nel senso, nessuno può dire a un altro, nessuno può convincere. Cioè, convincere vuol dire vincere con. Convincere vuol dire vincere con. Invece, come sapete, noi diciamo accorgiti. Tu ti puoi accorgere solo se vedi me, perché allora a quel punto cominci a vedere uno specchio diverso. Perfetto, sì. Capito? È proprio solo un esercizio su di sé. Sì. E sei proprio facile, pensa che è ancora più facile. Certo, per i giorni che la tua vicina di casa ti viene così sempre allegra, sorridente, eccetera, dirà in giro, ma questa è la faccia sempre però poi incuriosita si avvicinerà a quarta quarta perché vorrebbe essere anche lei così sorridente, appagata. Allora io a proposito dei bambini, del catechismo, del peccato originale, della felicità dei bambini. Grazie, arrivederci, grazie infinite. Grazie. Dicevo a proposito del discorso di prima sulla felicità dei bambini, che qui e ora è in maniera incondizionata, volevo fare una considerazione. Sì, da piccoli ci inculcano un po' l'idea della sofferenza come momento che attira l'attenzione degli adulti. Già probabilmente interrompere questa pratica distorta potrebbe in qualche maniera contribuire al cambiamento di noi stessi e in particolare dei bambini, cioè dare l'attenzione ai bambini quando sono felici, non quando hanno la febbre. È giusto questo. Ma infatti nel libro ci sono scritte tutta una serie di cose che ovviamente nella conferenza non si possono affrontare tutte, che sono su questa direzione. Cioè ci sono alcune piccole facilissime cose che servono per mettere in collegamento quello che è la nostra realtà quotidiana, cioè i fatti quotidiani, attraverso questi piccoli segreti. Sono piccole cose, niente di che, però quello che dici tu è giustissimo. Cioè noi tendiamo a dare quell'attenzione, così come quando siamo attratti a guardare in televisione disgrazie altrui, cioè siamo attratti da che cosa? Dal tenerci in quello spazio di comfort dicendo tanto succede a te. E finché succede a te, io mi sento un po' più, no? Già sono a terra, però se a te ti succede qualcosa di peggio, io mi sento un po' più alto. No? Che è un sentimento che non è un sentimento che genera un sentimento buono, no? Una egregora buona, ma genera quel continuare ad alimentare sofferenza, dolore, espiazione, peccato, che in realtà non è vero. Cioè non è proprio vero, perché se no allora altrimenti qualcuno ci dovrebbe spiegare perché tutti ci hanno detto voi siete dei e ci hanno fatto nella sua immagine e somiglianza, e perché siamo capaci di cose straordinarie. Vogliamo mettercelo in testa? Solo che se io sono qui a Caltanissetta e credo che essere affermato è andare in giro col Porsche Cayenne, quando invece nella mia esistenza io so che voglio essere felice col mio ciringuito sulla spiaggia di Sciacca, vuol dire che sto facendo una roba che non c'entra. Perché siccome mi hanno detto che per essere figo devo andare in giro col Porsche Cayenne, ma chi l'ha detto? Perché poi quando avrò il Porsche Cayenne, qualora ce l'avrò, sarò infelice e quindi mi farò di coca e quindi lascerò la moglie e quindi farò un sacco di casini e non avrò fatto niente nella vita se non che essere sempre più solo. Ci siamo? Cioè non è che cioè ognuno ha la sua vita. Questo è esatto. La sua felicità dipende da quello che vuoi, è la sua felicità. Sicuramente non dipende dalla materia. Invece, siccome il Dio della materia, cioè la parte diciamo bassa, ottava bassa, di cui è fatto anche il mondo, no? Cosmos e caos, no? Ci dice che invece dobbiamo stare piantati lì perché quello è il valore, no? È un po' come la scuola. Pensate che la scuola, adesso noi abbiamo una riforma sulla scuola importante perché la scuola, così come tradizionalmente pensata ed è stata concepita, usa la stessa metodologia con i bambini, che soprattutto la scuola primaria,
usa la stessa metodologia che usano gli adulti. Cioè, il bambino è molto contento di andare a scuola, dice che bello, compro le matite, le cose, eccetera, e andrò a chiedere un sacco di cose. Invece arriva subito a scuola e impara che cosa? A quello che dovrà fare poi nella società. Stai seduto, in silenzio, obbedisci e ripeti. È bello il bambino. Poi ci sono casi eccezionali come certe scuole, poi ci sono le persone che fanno la differenza, ma tendenzialmente quello è l'incipit. Perché tu devi fin da piccolo corrispondere alle esigenze del sistema. Se tu rompi questo sistema, la società cambia. Perché il Rinascimento era così foriero di cose straordinarie, belle, realizzazioni, cose che a noi sembrano così pazzesche, dici ma chi la fa? Perché c'è stato un risveglio. Pensa che adesso nella trasformazione, cioè nel passaggio d'epoca, quella forza è centuplicata. Cioè noi stiamo passando in un'epoca in cui possiamo esprimere. Ecco perché è molto importante relazionarsi soprattutto con i giovani, con i bambini, con i ragazzi, eccetera. Perché soprattutto loro, se noi cominciamo invece che mettere in testa cosa farai, dove andrai, senza un pezzo di carta, cosa fai quello, eccetera, cioè metti di stressare, se noi riuscissimo a imparare da loro, cioè a sostenerli nelle loro cose, a incoraggiarli nelle loro cose. Io ho una figlia, cerco di fare quello che posso come papà, dico sempre, fa ciò che senti giusto per te. Io ti posso dare la mia esperienza, ma non è che è importante. Fai ciò che senti, perché se fai ciò che senti non sbagli mai. E anche qualora sbagliassi, vuol dire che ti serve per delle cose. Invece con questa fretta di voler tenere tutti, no, non andare, non faccio. È un po' tutto quello che poi si può relazionare, e qui sarebbe da parlare lungamente, ma non è il mio campo, sul tema della malattia e tutto il resto che attanaglia questo mondo. Posso chiederti una cosa? Sì. Io mi alzo la mattina, sono qua di sconto con il datore per questo motivo, e dico, io sono felice, sono contento, cerco di cambiare tutto, ma se non ho i soldi, io perdo il lavoro e non riesco a portare il cibo ai miei figli, come faccio a essere felice e non poter dare a loro di tutto quanto ho bisogno? Come faccio a essere tranquillo quando la società mi impone che questa cosa costa 10 e io non me la posso comprare? Cosa devo fare? Cioè, cosa faccio? Come faccio a essere felice e trasmettere che ce l'hanno fatto? E poi faccio dire, va tutto bene, sono contenta, è tutto perfetto. Come faccio a trasmettere questo segnale positivo? Quando io non ho poi materialmente, ho bisogno di comprare alcuna medicina, qualche cosa, perché lo Stato ti dice, la società, devi avere i soldi per poterti curare qualsiasi cosa. Parliamo di chemico, più in certo punto. E poi ti dicono, io non ce l'ho. Come faccio a essere positivo e a cambiare questo sistema? Dimmi cosa posso fare a non essere triste. Mi dà triste perché le persone che non riescono veramente a pagare una bolletta, non riescono a mangiare, non hanno lavoro, non hanno la possibilità di un futuro. Come posso essere così positiva e così serena interiormente? Ma perché è sempre lo stesso inganno, è una trappola. Lo so, però se la città mi impone che io devo avere... No, no, la città non ti impone niente. Cioè, è una trappola, perché se devo mangiare nessuno mi regala niente, nessuno mi dà niente. Ma sì, ma non è così, è una trappola. Cioè, perché l'intento è sempre il cercare fuori di modificare qualcosa. Io per me stessa. Su te stessa devi fare un esame di coscienza, ma non un esame di coscienza morale. Cioè, ma devi chiederti, si chiama coazione a ripetere. È una cosa, chi è che fa il mio di play? Si chiama coazione a ripetere, per spiegare come funziona, no? Cioè tu metti in moto un meccanismo inconscio che non conosci, che produce la tua realtà, sempre la stessa. È come quando quelle si trovano sempre lo stesso tipo di uomo. Non so se sapete, no? Come funziona? Si chiama coazione a ripetere, cioè trovano sempre la stessa tipologia che corrisponde a un problema irrisolto, che deve essere rimosso. Ma loro non capiscono e quindi continuano a fare la stessa cosa. Ma questo capisco, ma se materialmente c'è proprio, cioè sono positive, cerco di cambiare tutto, però poi alla fine materialmente non. Ma tu dici materialmente, non è materialmente che devi essere positiva, è spiritualmente. Comunque c'è cose che vanno malissimo, vanno male, io non sono gente in tasca, io devo essere positivo. Ma lo so, è bellissimo. Ma no! Ma perché? Perché? La felicità, la pagamento, finché tu pensi che è qualcosa fuori che te lo dà, sei in un gap. Io non ho detto che non è necessario il fuori, no, ma non ho detto che non è necessario, ho detto che nel dentro, cioè nel tuo proiettore energetico, è come se tu qui
lui avessi un campo energetico, una specie di generatore di energia, di potenza, una specie di cosa nucleare. Tu credi che sia positiva, ma c'è quella parte là nascosta, quella dell'inizio, qui magari ti puoi fare questa parte qua, e non è questa qua sotto, che tu non la vedi. Questa roba qua è una roba micidiale. Questa qua si chiama autoboicottaggio. Cioè è proprio lì, perché è nella natura. Come vi ho detto prima, cosmos e caos sono due energie in scontro perenne, se no la vita non c'è. Come una lampadina, sono due energie, il polo positivo e il polo negativo, che si scontrano e danno la luce. Se una delle due energie prevale, cosa succede? Vai in corto. Ok? Quindi lo sforzo deve essere proprio autentico, cioè deve essere proprio, ma sei capace di farlo, guarda che sei capacissima, cioè deve diventare autentico e devi cominciare a destrutturare, a dire proprio destrutturare, e allora cominci a fare delle rimozioni e improvvisamente cominci a vedere dei piccoli segnali. E dici, cacchio, guarda quello là, cosa mi aveva detto, porca miseria. Il problema è di apprezzare un pochettino le cose buone che tu hai, no? Cioè non vedere in qualche modo solo esclusivamente, vabbè, non ho una medicina, sì, capisco che comunque è una cosa. Però se tu, anche per esempio il sorriso di un bambino, per esempio che ti abbraccia, questo è un piccolo gesto, una piccola cosa che poi fondamentalmente nella tua giornata ti fa sorridere, ti fa stare bene. Vedere anche queste piccole cose magari in qualche modo che ti possano in qualche modo anche fare sorridere, fare vivere la mente, questo è. In effetti io dico, sorridendo, qualcuno sorride, quello che ti dice a lei, e poi sembra che vado avanti, no? Sì. Posso soffrire solo della mia esperienza? Certo. In pratica, io ho avuto 3 anni, quindi sono stato tra Europa e Australia in un certo senso. Questo viaggio mi ha iniziato solamente a sfidare me stesso, nel senso che io lo dico 2 anni su me stesso, mi ricevo istruzioni limite di proposito senza un centesimo per vedere se riuscivo proprio a cavare qualcosa fuori da quella situazione. Non ho mai dormito sotto un ponte, vabbè, una notte me lo pretendo, però sempre il giorno stesso qualcosa è successo. Non ho mai mangiato fuori, sempre mangiato o al ristorante o qualcosa di migliore, sempre è andato tutto bene, solamente per una ragione: ho avuto fede in me stesso e nel mondo circostante, e questo è durato quasi 3 anni questo percorso. Quindi quella è la risposta, secondo me. Non è semplice. Non è semplice. A poco a poco non è semplice. Mando. Dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere, credo. Quindi io vorrei fare un applauso. Lei come si chiama? Mi ha detto? Giuseppe. Giuseppe, mi facciamo.